Questa giornata magnifica, quasi quasi. Mi vai fazzo tu a dire, dice a Pierino. Quando si dice che la musica è universale, eccone un esempio perfetto. La favola di Pierino il lupo di Prokofiev, compositore russo del Novecento, risuona accompagnata dal dialetto cosentino di oggi e ambientata in una piazzetta davanti alla serranda di un garage. Abbiamo pensato proprio di ambientare e vestire i personaggi un po' così come li possiamo trovare oggi per strada. Quindi ci sono dei personaggi che sono tipici della tradizione probabilmente calabrese, anche se insomma sono dei caratteri universali. E come nelle intuizioni del compositore, i personaggi sono spiegati dalla musica, ma stavolta con un curioso capovolgimento. Prokofiev ebbe questa genialata, chiamiamola così tra virgolette, di poter iconizzare, se vogliamo, un personaggio, nel caso di questa fiaba appunto gli elementi di natura animale, quindi gli animali, in una fase diversa. L'operazione che noi stiamo facendo invece è completamente al contrario, perché se Prokofiev era riuscito a, diciamo, iconizzare il personaggio sul testo, noi facciamo l'operazione al contrario, quindi è il testo che quasi quasi iconizza la musica. Un lupo legato per la coda per si liberare, ci ha zubato.